oggi è il 20 agosto e la Chiesa ricorda un santo importantissimo, San Bernardo di Chiaravalle. Non farò la storia di San Bernardo, ognuno di voi la può cercare, leggere dove vuole. Mi limiterò a partire a dire alcune cose, partendo praticamente da un episodio della sua vita che è una pia tradizione che si tramanda ormai da 8 secoli, ed ognuno di noi è libero di crederci o non crederci. Ma si tramanda questo episodio della sua vita, molto interessante. San Bernardo raramente stava, cioè poco stava nei monasteri perché girava sempre. Una delle sue famose frasi è: maledette occupazioni, maledette occupazioni. E quanto è vero. E che non gli permettevano di essere quello che lui aveva scelto di essere nella vita. E quando stava però nel suo convento, tutte le mattine lui usciva dalla sua cella e siccome nel corridoio vi era una statua della Vergine Maria, lui tutte le mattine, per la sua grandissima devozione che portava alla Madonna, diceva: "Buongiorno Maria". Questo è accaduto decine, centinaia di volte. Passando sotto la statua, diceva: "Buongiorno Maria". E ci fu un periodo della sua vita in cui lui, a poter risiedere maggiormente nel monastero, e praticamente tutte le mattine, e anche tutte le sere, quando andava a dormire, salutava la statua della Vergine. Una mattina lui era talmente preso dai suoi pensieri, dalle sue occupazioni, perché si è occupato di tutto praticamente, ha fatto anche il Papa in qualche maniera, senza essere Papa naturalmente, ha fatto di tutto nella sua vita per la cristianità, e esce dalla cella per andare alla preghiera comune, passa davanti alla statua della Madonna, ma preso dai suoi pensieri per la prima volta dopo tanti anni, non la saluta perché pensa ad altro. Fa qualche passo e si sente dire: "Buongiorno Bernardo". San Bernardo si ferma perché dice: "Ma questa è una voce di donna nel monastero, è impossibile". E si volta anche un po' arrabbiato perché dice: "Ci sono le donne qui". E comincia a girare un po' il corridoio, comincia ad aprire le celle dappertutto. E non vede nessuno. Ma che dice? "Ma forse me lo sono sognato, preso dai miei pensieri". Ritorna per andare verso, praticamente, andare verso la chiesa comune, ripassa sotto la statua della Vergine, dimenticandosi la seconda volta di salutarla, e si sente dire: "Buongiorno Bernardo". A quel punto lui si volta, vede che non c'è nessuno e capisce. Capisce e immediatamente si butta in ginocchio. E spontaneamente, avendo capito quello che era successo, dal cuore con le lacrime agli occhi che grondavano, riesce una preghiera spontanea che ancora oggi nelle chiese, che ancora credo dove i sacerdoti hanno ancora fede, e i fedeli hanno ancora fede, una preghiera che ancora oggi si recita: "Memorare, o pissima Virgo Maria, non essa udito ma saeculo". È il memorare, il ricordati, la preghiera della Vergine, che da allora si recita dalle persone che hanno fede. Perché ho raccontato questo episodio? Perché San Bernardo ci vogliamo credere, non ci vogliamo credere, ognuno è libero. Ma San Bernardo è esistito, è stato definito l'ultimo dei padri della Chiesa e il primo dei dottori della Chiesa. Chiaramente, collocandosi la sua vita nella prima metà del XII secolo, è molto dopo la patristica, è vicino alla scolastica, ma viene chiamato l'ultimo dei padri della Chiesa perché il suo insegnamento è di stampo patristico, però è anche il primo dei dottori della Chiesa, cioè della scolastica in qualche maniera, perché ha combattuto l'errore delle eresie tipiche del suo tempo. È lui che combatte Abelardo. Chi è Abelardo? Io non so se chi mi ascolta di voi conosca chi è Abelardo. Se si conosce Abelardo, spesso lo si conosce più per la sua tragica storia d'amore con Eloisa. Eloisa è una di quelle donne che ci fanno capire cos'era la donna nel Medioevo, che non era quello che ci hanno insegnato assolutamente.
Era una intellettuale, poetessa anche, e lo stesso Abelardo ha scritto delle bellissime lettere e poesie. È una storia d'amore vera, finita in tragedia perché la famiglia di lei non l'ha presa bene questo amore di Eloisa per Abelardo, e insomma gli hanno fatta pagare cara ad Abelardo perché lo hanno evirato. E quindi ha fatto una brutta fine il povero Abelardo, però non lo hanno ucciso. Per cui Abelardo, la storia d'amore è bella proprio perché tra i due continua anche dopo l'evirazione di Abelardo, quindi chiaramente l'impossibilità concreta di un matrimonio, però anche perché comunque i parenti di lei non le impedivano di vederli, che si potessero vedere, continua la storia d'amore nelle lettere d'amore. Questo è molto bello, devo dire, anche nei confronti della nostra Eloisa. È una storia bellissima, sono stati scritti dei libri su questo, molto belli, e quindi si può leggere. Ma Abelardo non è importante per questo, per questo sarebbe, sapete com'è, sarebbe un po' come Paolo e Francesca, dico per dire, insomma, sono cose così. Insomma. No, Abelardo è importante perché era uno considerato, diciamo, nelle nascenti università, siamo nel XII secolo, proprio le nascenti università, era considerato praticamente un grande, grande intellettuale. E questa, in cosa si basava praticamente questa sua, non posso spiegare adesso tutta la filosofia di Abelardo, cosa si basava? Si basava praticamente sul concetto, su un razionalismo concreto, spinto, fino ad arrivare a quello che poi la Chiesa ha definito il nominalismo, cioè la negazione in qualche maniera della realtà degli universali e l'importanza al nome, a cambiare il nome delle cose. Lo ripeto perché noi oggi viviamo in una società completamente nominalista. Ogni nome sembra una cosa vuota, ma in realtà, ed è una cosa vuota in quel caso, ma in realtà cambia il cervello delle persone. Basti pensare, tanto per fare un esempio, a omofobia, xenofobia, sessismo, sovranismo. Sono tutte parole vuote che non significano niente, perché, o meglio, hanno un significato, ma si basano su, non hanno nessuna concreta realtà, o se ce l'hanno è molto limitata e loro lo fanno diventare generale, ma serve a cambiare il modo di pensare delle persone. Beh, Abelardo è un po' il padre del nominalismo praticamente, e come ogni buon nominalista cade nel razionalismo più assoluto e nega l'esistenza, non di Dio, anche se era chiaro che non credesse, ma che nega l'esistenza di determinate realtà della fede. In pratica, detto brevemente, banalmente, Abelardo è l'incarnazione vivente nel XII secolo, da un lato del laicismo e dall'altro del modernismo della Chiesa Cattolica. Abelardo affascinava, tutti quanti i giovani lo seguivano. Le donne di cultura non vi dico, perché pure allora qualcuno tentava di fare la teologhessa come accade oggi, tutte appresso da Abelardo. Bernardo invece lo seguivano intere popolazioni, ma era la povera gente, quella che non conta. Vi ricorda qualcosa tutto questo? Beh, Bernardo si è messo seduto, ha scritto, è entrato in polemica con Abelardo, lo ha affrontato prima con gli scritti, poi lo ha affrontato pubblicamente, che a quei tempi si facevano le diatribe pubbliche teologiche, era normalissimo, e lo ha distrutto letteralmente. Il povero Abelardo non solo è stato distrutto dai parenti di Eloisa, ma è stato distrutto soprattutto da San Bernardo, che è diventato così dottore della Chiesa e padre della Chiesa, tutte e due le cose insieme. È uno dei più grandi santi di tutti i tempi. Concludo questo ricordo appunto facendo notare che San Bernardo è anche colui che ha scritto il De Laude Novae Militiae, vale a dire, come dire, la lettera di presentazione di questa nuova milizia che si stava creando in Terra Santa, che prenderà il nome di Milizia del Tempio. Sì, sono i Templari. Ugo di Paina era suo cugino. E praticamente gli chiese più volte di scrivere una presentazione dei Templari e lui lo fece alla fine. E lo dovete leggere, lo trovate dappertutto, anche su internet. In pratica dice tante cose, ma l'essenza è questa: è giusto combattere anche con la spada in mano per difendere il bene, la verità. Ed è perfino giusto uccidere quando si tratta di difendere il bene e la verità, coloro che la vogliono attaccare, la vogliono distruggere, perché non è più omicidio, ma è malicidio. Lo dico proprio perché nei giorni in cui si discute, si dice che la pena di morte sarebbe sempre sbagliata in tutti i casi, a prescindere a priori, cambiando completamente tutta la dottrina non solo della Chiesa, ma pure della sinagoga,
non cambiano solamente il Nuovo Testamento, cambiano pure l'Antico Testamento, tutta la dottrina della Chiesa, dei papi, dei padri, dei dottori, tutto, tutto. Beh, San Bernardo addirittura arriva a giustificare il maricidio. Naturalmente sempre giustificato come uccisione del male, come difesa dal male. È sempre una legittima difesa, ci si difende dal male. Non si può uccidere chi ci sta antipatico, non si può uccidere chi ci fa del male a noi personalmente, se non per legittima difesa, insomma, questo è chiaro. Ma si può invece combattere, anche a costo di usare la spada, chi vuole distruggere una società. E questo è quello che dice San Bernardo nell'Aude Nove Milizie. E perché è importante riportarlo oggi, perché, diciamo in questo giorno? Beh, perché San Bernardo, per chi ci crede, la Madonna l'ha salutato. Per chi non ci crede, è comunque ritenuto padre e dottore della Chiesa Cattolica. San Bernardo era monaco, San Bernardo veniva da una famiglia di cavalieri aristocratici, San Bernardo scrive le Laude Nove Milizie per la milizia del Tempio, per i Templari, quindi in qualche maniera. Come se fosse cavaliere anche lui, monaco, cavaliere, predicatore della seconda crociata, quindi crociato se non materialmente di anima e di spirito, assistente di papi, riformatore religioso, santo, dottore della Chiesa e padre della Chiesa. San Bernardo, in qualche modo, è il Medioevo cristiano. Quindi affidiamoci a lui, scopriamolo, leggiamolo, sarete meravigliati nel leggere anche quale esaltazione dell'amore di Dio lui fa, quella stessa persona che ha scritto De Laude Nove Milizie, fate una grande esaltazione dell'amore di Dio, è un personaggio, un santo strepitoso, di cui raccomando a tutti appunto la venerazione e anche la scoperta. Grazie.